La pandemia Covid, come sappiamo, ha avuto un grossissimo impatto a livello internazionale. Per quella che è l'esperienza ovviamente dell'Italia, molte indagini a cui hanno partecipato molti dipartimenti di salute mentale hanno messo in luce quanto all'aumentare di molte misure restrittive che riguardavano appunto la prevenzione del Covid, vi era un corrispettivo aumento dei livelli di tensione, di ansia e di stress. E per ciò che riguarda ovviamente la nostra esperienza, cioè di assistenza alla persona con disagio psichico nei percorsi di riabilitazione, abbiamo visto che ovviamente vi è stato anche un grossissimo impatto anche in questo contesto. Non ultimo anche rispetto ai professionisti sanitari che in questo contesto hanno visto un po' meno quello che era uno degli aspetti della mission, cioè dell'estrema integrazione col territorio, creando appunto dei percorsi appunto verso l'esterno della persona. E questo ovviamente ha richiesto tutto un lavoro da parte di tutta l'equipe, continuando comunque ad avere due focus: uno quello che era di prevenire ovviamente il Covid, ma al contempo quello di garantire le cure riabilitative. La nostra equipe è formata da operatori sociosanitari, terapista della riabilitazione psichiatrica, infermieri, un consulente psichiatra della struttura e anche uno psicomotricista. Non ultimo vi è stata anche la presenza di studenti tirocinanti di varia referenza, corso di laurea infermieristica, terapisti della riabilitazione psichiatrica e master in coordinamento delle professioni sanitarie. In questo periodo si sono intensificate le cure riabilitative. Ovviamente tutte con interventi basati su evidenza scientifica e orientati al recovery. Mi riferisco all'illness management e recovery, social skill training e anche remediation, praticamente una riabilitazione tipo neurocognitivo. Ovviamente l'altro aspetto centrale che per noi è stato fondamentale è stato quello di garantire un privilegiato aspetto di rapporto con la natura. Tutta l'equipe ha sposato questo tipo di strategia, quindi tutti gli interventi, anche sopracitati e anche altri, sono stati fatti in un ambiente naturalistico. Lo psicomotricista ci ha aiutato molto perché, oltre a come dire, portare avanti degli interventi che già faceva, come la ginnastica dolce, ne abbiamo introdotti di altri, tutti privilegiando sempre l'ambito naturalistico. Mi riferisco anche al Tai Chi, ma soprattutto a quelle passeggiate, a tutte quelle opportunità. Attraverso appunto queste ultime, di poter raccogliere delle erbe per fare poi delle tisane, raccogliere gli ortaggi che ovviamente avevamo seminato nel nostro orto e seminare anche altri tipi di colture come girasoli, tutti aspetti che abbiamo visto avere un effetto molto benefico nei nostri pazienti, ovviamente. Il paziente abbiamo visto essere estremamente coinvolto rispetto a questo uso di strategia nel rapporto privilegiato con la natura. Proprio per avere questo tipo di strategie per fronteggiare lo stress, così come anche altri tipi di interventi, tutti volti verso garantire benessere e dare opportunità per fronteggiare eventuali crisi o comunque anche per prevenirle in alcuni casi. Le persone con disagio psichico hanno mostrato un estremo coinvolgimento in questo aspetto, ma soprattutto responsabilità in quelli che erano i dettami del DPCM. Infatti, nonostante le uscite programmate, anche in autonomia, nessuno dei pazienti si è ammalato e soprattutto hanno mostrato un'estrema sensibilità perché il 100% dei pazienti ricoverati si è vaccinato. Un ultimo aspetto che volevo sottolineare è il contributo dei peer, dei pazienti esperti per esperienza che ci hanno offerto un ulteriore preziosissimo intervento orientato al recovery.
guarda, visto che ci troviamo in un momento particolare del Covid e hai allestito un'attività atelieristica con i nostri pazienti, che cosa ti ha suscitato, visto considerato che ti hanno aiutato a mantenere questo verde? Allora, innanzitutto mi ha suscitato una sensazione di stupore l'aver visto i pazienti che si sono rilassati al contatto con le piante, con il profumo di un fiore, con il profumo delle piante aromatiche dell'orto sinergico qui fuori e con delle semplici attività che però implicavano il contatto con la terra, ho potuto. Questo è stato il sentimento più profondo in me che ha suscitato questo tipo di attività. L'aver visto questa felicità anche per pochi istanti nei loro visi.